Il bilancio di un anno degli ZS nell'anno del Covid qual è? Anno intensissimo. Anno intensissimo sul fronte Covid, perché abbiamo fatto più di 330.000 tamponi, ci siamo impegnati tantissimo sulla ricerca, siamo l'istituto in Italia che ha depositato più sequenze del genoma virale, per esempio, ma non abbiamo fatto solo Covid, abbiamo avuto dei riconoscimenti a livello internazionale, perché siamo una realtà abituata ad affrontare il presente ma a guardare al futuro. Uno degli ultimi riconoscimenti è per la prima volta negli 80 anni di storia dell'Istituto, l'Unione Europea ci ha attribuito un centro di riferimento europeo sul benessere animale dei ruminanti e del cavallo. Ecco, il ZS non è solo Covid, ha detto, è anche tanta ricerca internazionale, pensiamo per esempio all'Africa, ai lavori che continuate a portare avanti. Sì, è in atto ancora il progetto ERFAN per la ricerca in Africa, per lo studio delle malattie esotiche nei territori dove queste malattie sono e quindi rischiano di arrivare anche da noi, e ci facciamo trovare preparati. Nel Nord Africa abbiamo un progetto molto importante, che è quello della ristrutturazione dei servizi veterinari di tutta la Tunisia. Ecco, l'IGDS è anche riorganizzazione, avete anche in questi anni riorganizzato il personale, ci sono altre assunzioni? Sì, quest'anno come l'anno scorso praticamente stabilizziamo 22 ricercatori, l'anno scorso ne abbiamo stabilizzati 52. Le stabilizzazioni sono frutto di una legge dello Stato che va sotto il nome della piramide della ricerca, ma sono anche frutto di un'intensa attività che è in grado di captare fondi in tutto il mondo, che il nostro istituto fa. Direttore, ma che 2021 sarà per il ZS? Sarà un anno un ulteriore anno di lancio, perché il 3 febbraio inauguriamo i lavori per la nuova sede e anche in questo caso, per la prima volta, un direttore generale dell'OIE, l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, la dottoressa Monique Eloi, verrà a Teramo, e si tratta per la prima volta che della visita di un direttore generale dell'OIE qui a Teramo. Con la nuova sede speriamo di arrivare a conclusione nell'ambito di 4-5 anni, ulteriormente le nostre attività saranno rilanciate.